Schiacciato fra il muletto e la sponda del camion, è il drammatico incidente di cui è rimasto vittima un operaio di 57 anni, intorno all'ora di pranzo, mentre lavorava nello stabilimento dolciario Arte Bianca, nell'area industriale del Portone a Pietrasanta. L'uomo, residente a Pietrasanta, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in condizioni difficili, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa con l'aereo soccorso Pegaso. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dagli operatori della ASL, della sezione sicurezza sul lavoro, l'uomo, esperto mulettista, era appena sceso dal macchinario mettendosi fra le forche per scaricare materiale dal camion. In cima, sul cassone, c'era un collega per avvicinare i materiali, il quale ha riferito che il muletto, probabilmente non ben frenato, si è messo in movimento, schiacciandolo contro la sponda a spigolo del cassone. L'impatto ha provocato un grave trauma addominale con sospette lesioni interne. Le condizioni sono subito apparse complicate e adesso è in prognosi riservata in ospedale. Sul posto per i soccorsi l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Querceta. Il muletto è risultato in regola con le norme della sicurezza sul lavoro e pertanto non è stato sottoposto a sequestro. Una giornata nera, quella che si è vissuta in Versilia sul fronte sicurezza. Poco prima, infatti, intorno alle 8, un operaio di 49 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa 3 metri in un cantiere edile di via Cesare Battisti a Forte dei Marmi. Il colpo a terra ha provocato la frattura delle caviglie e lesioni alle gambe. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Noa di Massa.